per Marco un motore, segreti non ha, è un gran corridore che vincere sa, per Marco un motore, segreti non ha, è un gran corridore, vedrai vincerà. Accidenti, la tecnica di guida del pilota dell'auto 38 è perfetta. Mi dispiacerebbe perderlo, Marco è il mio miglior amico. Non preoccuparti, non lo perderai, lui sa quel che fa. Ehi, ma che succede? Ehi, Marco, qui Ivano, riesci a sentirmi? Passo. Ti sento, Ivano, dimmi. Bene, ascolta, non devi farti molte illusioni, quella macchina è un portento. Sì, lo so che non è un'auto normale. In base ai dati, ha 135 cavalli, motore trasversale e due carburatori. Ah, dici davvero? Un motore nuovo, eh? Esatto, e considerando tutto, raggiunge una potenza ben più elevata, capito? Sì, ho capito. Finora mi sono divertito, ma da adesso in poi devo mettercela tutta. Avanti, diamoci dentro, doppia X. Senti, Marco, quel masca... Ha interrotto il contatto. Volevo solamente dargli dei consigli su come deve condurre la gara. Che sciocco. Mi sembra già di vedere un luccichio negli occhi di Marco. Un nuovo motore. Chissà che velocità raggiunge. Caspita, ma quella è una Celica doppia X. Era un po' che non ne vedevo una, è proprio una bella macchina. Vediamo che cosa sai fare. Ci vediamo. Accidenti, che ripresa, ma ti raggiungerò. Se vuoi la guerra, l'avrai. Oh! Non pensavo che mi avresti raggiunto, piccoletto. Io mi diverto soltanto se ho dei rivali in gamba, ricordatelo. Te l'ho fatta, amico! Ehi, non ti sembra un po' presto per cantare vittoria? Accidenti. Quei due occupano tutta la strada. Ciao, ciao! Perfetto. Non può farcela. Ma che cosa fa? Quello frena! È incredibile, signori, guardate! È la Celica doppia X! Il suo pilota è veramente un asso del volante, ha evitato un incidente sicuro! E adesso?
adesso viene il bello. Forza, Paola, attacca con il tuo discorso. Sì, d'accordo. Signori, attenzione! Quella meraviglia che avete appena visto è opera nostra. Volete una messa a punto alla vostra auto? Venite da noi. Ma cosa avete? Ecco a voi. Venite a trovarci. Oh. Ma che ridicolo. Sono i meccanici della nostra rivale. Ehi, ascoltate bene voi due, non vi illuderete davvero di essere più forti di noi. Ma puoi contarci, amico, la nostra macchina non ha avversari. Tanto è vero che ora marciano fianco a fianco. La vedremo, ragazzi. Però voi non avete la consulenza di un computer a bordo. Un computer? Allora vuoi dire che voi usate un computer? Che velocità, è davvero incredibile. Sembra quasi che la sua meccanica e il suo motore ubbidiscano agli ordini di un computer. Ha una tenuta di strada talmente perfetta che viene naturale pensare che le sospensioni siano collegate tra di loro da una centralina elettronica. Qualsiasi variazione del terreno viene registrata dal computer, che invia dei segnali alla centralina che corregge subito l'assetto. Spero proprio che tu abbia capito che sono invincibile, piccoletto. Mi basta solo appoggiare un dito. Certo che questa macchina non finirà mai di stupirmi. La Celica doppia X? Ma perché? Perché non mi lascia in pace? Sto arrivando, fammi strada! Ciao, come va? Hai visto che non sei poi così forte? Ma com'è possibile? Accidenti! Anche se la sua macchina è molto potente, io con i miei due turbocompressi sono sicuro che riuscirò a batterlo. Sono riuscito ad ottenere una potenza di 250 cavalli e posso raggiungere una velocità di oltre 200 km all'ora. Oh. Ma che cosa fa? Di un po', ma sei tu che hai fatto la messa a punto di quella macchina. Se è così, complimenti. Io sono Daniele, il campione. Tu come ti chiami? Sì, amico, è opera mia. Il mio nome è Marco, piacere. E comunque sono io a farti complimenti. Sì, hai ragione. La mia auto è all'avanguardia. Nessuno riuscirà a battermi. Illuso, questo è ancora da vedere. Incredibile, è una gara davvero emozionante. I piloti delle auto numero 38 e 8 non vogliono arrendersi e stanno arrivando al traguardo affiancate. Chi sarà la vincitrice? Ci siamo, questo sarà lo sprint finale. Oh. Ma i freni! No! Accidenti! Ma che cosa diavolo gli è successo? Al momento di entrare in curva mi è sembrato che avesse dei problemi. Forse ho capito. Deve aver avuto un guasto al circuito frenante. Oh, ma allora è senza freni, è in pericolo. Ehi, Ivano, mi senti? Passo! Ivano! Eccomi, eccomi, Marco. Sono qui. Che cosa ti succede? Passo. Secondo me l'auto numero 8 ha dei seri problemi ai freni. Chiedi al suo meccanico. Ehi, ragazzi, avete sentito? Che cosa ne dite? No, è impossibile. E poi, anche se fosse vero, può sempre usare la potenza motore per frenare la macchina. Deve soltanto scalare le marce. Sentito, Marco, non c'è problema. Ehi, Marco! Ehi, rispondi, passo! No, non ci credo. Non posso credere che prima della gara non abbia controllato i freni. È una follia. Il motore non può reggere allo sforzo. Finirà per imballarlo. E sicuramente andrà a sfracellarsi contro un muro. Devo convincerlo a fermarsi. Stai rischiando troppo, amico. Fermati! Fermati ai box, altrimenti non arriverai in fondo a questa gara, è pericoloso! Ragazzo, io mi fido dei miei meccanici. Hanno fatto un ottimo lavoro e tu non permetterti di darmi consigli. Pazzo! Se continui a sollecitarla così, prima o poi ti cadrà a pezzi fra le mani, vedrai! Io devo continuare, sono sicuro di farcela. È proprio un pazzo, non riesce a rendersi conto del pericolo che corre. Molto bene, ora lo costringerò a fermarsi. Via! Adesso mi hai veramente seccato. Oh no! C'è un incidente! Oh. Ehi, stai attento! Oh!
No, non ce l'ha fatta! Va tutto bene? Vattene via! Avevi ragione, Marco. Dovevo fermarmi. Non ti ho dato retta e adesso è solo colpa mia. Ma io... Vattene, vattene! Ti ho detto di andartene! Voglio restare da solo. Anche tu faresti forse la stessa identica cosa, se fossi al mio posto. Sì, hai ragione, amico. Me lo ricorderò. Ti ringrazio, Marco. Allora, alla prossima volta! Accidenti. Prima Robby, poi Daniele. Sono contento di aver conosciuto due tipi in gamba. Avanti, doppia X, coraggio. Ora devi farti valere anche tu. La gara continua, signore e signori. Ormai auto e piloti sono giunti allo stremo delle forze. Stanno arrivando due auto. Ci sembrano la 72, la Free HD e la numero 21, la RG Yodan. Sono tutte e due in ottima posizione. Ora dobbiamo aspettare il passaggio delle altre auto per poter stilare una classifica. Rimanete in ascolto, signori. Ma è ancora presto, la gara è appena iniziata. È strano, però, non ho ancora visto passare Robby e Nabe al traguardo. Stanno arrivando tutte le auto. Eccoli, stanno arrivando. Ecco l'auto numero 38, è la Celica doppia X, pilotata da Marco, una stella nascente come pilota. Dai, Marco, forza, vai! Bisogna proprio dire che questa Celica doppia X ha davvero un'ottima ripresa. Se continuo così vincerà di sicuro, vedrai. No, Paola, io aspetterei ancora a cantare vittoria. Hai proprio ragione, pagliaccio! Per voi la vittoria sarà solo un bel sogno. Che cosa? Non avete visto la classifica provvisoria? Ma... Davanti alla vostra Celica doppia X c'è la nostra GTR. Siamo in testa, ragazzi! Caspita, ma è vero! Marco deve assolutamente risalire delle posizioni. Non preoccuparti, ce la farà. Per lui non è un problema. Ah, davvero? Puoi contarci? Beh, cosa ti succede, Paola? Guardate! Guardate chi c'è al 47esimo posto! È l'auto numero 40, non è quella di Romina! Ma certo che è la sua. Com'è possibile? La partita è in pole position. Per il momento siamo piazzati ancora in buona posizione. Mica tanto. Al via sono partite ben 54 auto e noi siamo in 47esima posizione. Ne hai perse solo 46. Piantala adesso. Pur avendo un'auto 100 di cilindrata, ci stiamo comportando molto bene. Oh? Contro il regolamento partecipare alla gara con tre auto. Se quelli credono di farmi paura, si sbagliano di grosso. Sbaglio, questa è l'auto che è partita in pole position. Non mi sembra che tu sia una concorrente temibile, Romina? Vai adesso, accidenti! Forza, piccoletta, metticela tutta, vai! Romina, sei proprio sicura di farcela? Sta tentando una manovra diversiva. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Anche se è una donna, non dobbiamo avere pietà. È sempre una nostra rivale. Avanti con la formazione 1. Certo. Certo. Ma che succede? Cosa hai intenzione di fare? Tieni ben saldo il volante fra le mani, Romina. Devi prevedere qualsiasi spostamento, altrimenti la macchina slitterà. Sei bravo come secondo pilota. Ecco il momento. Via! Ah, attento, sto cercando di sorpassarti! Ora non posso fare niente per fermarlo! Scusami tanto, piccola, ti aspetterò più avanti. Siamo d'accordo? Forza, voi due! Eccoci!
No, sono tre macchine della stessa scuderia. Andiamo. Li prenderò. Accidenti, sta arrivando la Celica doppia X. Quella è una buona macchina. Forza ragazzi, in formazione 2 adesso. D'accordo. Colpo di scena, la 38, la Celica doppia X è iniezione e bloccata dal trio delle GTR. Non dirmi che pensavi davvero che ti avremmo fatto passare, piccoletto. Accidenti, devo escogitare subito qualcosa. Ecco, ho trovato! Sembra proprio che la Celica doppia X abbia qualche piccolo problemino, ragazzi? Adesso! Ehi, ma cosa sta facendo quello? Non preoccuparti, è solo un povero pazzo! Oh, mi viene addosso! Attento! Ma cosa fa? Ve l'ho fatta, GTR! Formazione numero 3! Come la metti adesso? Non ti resta che volare! Accidenti! Oh! Maledizione, ora sono da capo. Oh, devo assolutamente sorpassarle. Non si è mai detto che mi faccio fregare da loro. Perfetto. Presto ora, formazione 4. Bene, signori, siamo ormai in una fase avanzata della gara. Qui vediamo il Super Watanabe, il campione Robby e entrambi a pieni giri che procedono affiancati. Chi sorpasserà per primo? Salve, Robby. Complimenti, splendida corsa. Attento a non svegliare il can che dorme, vecchio mio. Anche se siamo amici, rimaniamo sempre dei rivali, ricorda. Ah, sei sempre il solito. Di un po', Robby, prima della gara, sei riuscito a fare un giro di ricognizione del circuito? Ma certo, tutto il mio staff è composto da giovani volenterosi che lo hanno provato più e più volte. Allora è tutto chiaro. Cosa? Hai osato sorpassarmi? Molto bene, adesso ci penso io. Ah, ce l'ho fatta! Sei un pivello. Dovevi immaginare che anch'io avrei fatto un giro del circuito. Così impari, Robby. Ma guarda un po' questo. Mi hanno incastrato proprio per benino. Ehi, tu! Come mai ti sei improvvisamente calmato, ragazzo? Devo assolutamente liberarmi. Tenterò l'impossibile. Coraggio, Marco. Sarà una manovra pericolosa, ma devo farcela. Via! Ce l'ho fatta! Presto, ragazzi! Via con la fast formation! Sei in trappola adesso. Con questo tipo di formazione non ce la farai a liberarti. Ti sbagli, ho ancora una possibilità. Non illuderti troppo, pivello. Ehi, ragazzi, avete visto? State attenti! Non mi interessa niente, voglio distruggerlo e ci riuscirò. Devo cercare di avvicinarmi il più possibile, così potrò tentare di buttarlo fuori strada. Voi due cercate di starmi molto vicini, capito? Ma è completamente pazzo. Adesso che cosa hai in mente di fare? Ad una velocità di 150 km all'ora è piuttosto difficile avvicinarsi. Vai, presto, presto, scappa, Marco! Comincia a dire la tua ultima preghiera. Ugh!
Ecco l'occasione! Che diavolo fa? Ehi, mi ha passato! Evviva! Bene, ottima mossa, complimenti! Ma quello è... È in nave! Marco un motore segreto.